buon pomeriggio a tutti non avrei mai detto questa frase buon pomeriggio a tutti ma la faccio spero tutto bene una live a sorpresa che ho voluto un po' improvvisare sulla scia di altri eh, che magari nel pomeriggio si mettono lì dedicano al proprio pomeriggio la sera o il preserale o prima di andare a cena di fare qualche cosa inventarsi qualcosa io siccome oggi sono a casa e ho detto voglio mettermi a fare qualcosa anch'io di solito lo faccio ma non mi riprendo mai in questo caso ho detto, va bene, voglio anch'io anch mettermi qua, fare un lavoretto e farlo insieme a voi. Così magari ce la diciamo, eh, ci si dice qualche cosa. Mi guardate, non mi guardate, fate quello che vi pare. Allora, salutiamo velocemente le persone in chat. non saranno moltissime perché non ho annunciato niente. Comunque abbiamo Capitan Sparrow, buon pomeriggio. Eh, poi abbiamo... Isaac Garcia Peveri, buon pomeriggio anche a te. Marco Falcomer, buongiorno, Maurizio Pistelli. Buongiorno. Roby Manu, buon pomeriggio, Giovanni Fiorella. Grande Giovanni Fiorella. E poi chi abbiamo. Eh, ah. Ecco abbiamo Ma Matteo Donattini. Buon pomeriggio anche a te. Poi abbiamo Daniele Greco Gino. <ride> ecco Daniele, mio collega di lavoro che saluto. Ciao Daniele, buon pomeriggio, poi abbiamo eh, MecoGen 66. Samuele T buongiorno. Buon pomeriggio. E una pulitina. Una pulitina Winnie crow. È vero del retro layer. Buon po visto, oh, vedi, vedi, vedi che non faccio solamente la notte. Le live, eccetera. Poi abbiamo. Fb eh, frame by frame video buon pomeriggio Gianluca Lombardi buon pomeriggio Luigi Lallo buon pomeriggio e allora iniziamo 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 eh, ragazzi senza dire sigle siglette si parte subito e eh, così a tradimento a tradimento la sigla ve la lancio io senza che voi me lo diciate quindi sigla orario umano e eh, avete ragione allora intanto sono arrivate altre persone quindi saluto eh, alessandro serpe alessuto a, a, alessuto <ride> saluto alessandro paolini buon pomeriggio no tutto a posto tutto. siete stati bravi avete sfruttato solamente l'occasione per quella sera poi siete stati bravi anzi colgo l'occasione per ringraziare delle i, i, delle iscrizioni che avete fatto al mio canale, quindi chi mi sta seguendo la prima volta, chi sicuramente mi avrà conosciuto, magari visto la prima volta da Marco, io ringrazio della fiducia, eh, siete stati in molti a essere iscritti. 300 iscrizioni in due giorni sul canale. Fa piacere, preferisco mi piace questa cosa perché, perlomeno, siete di vostra spontanea volontà venuti a trovarmi. Vi siete iscritti senza magheggi, giochetti, robe, lasciamo perdere. Poi, retro lei mi sono fatto il capello. Sì, eh, ci voleva Giovanni Fiorella. Cosa dice? Non è la divisa da donna delle pulizie con il grembiule. No, ma non mi metto a fare pulizie dietro. Eh. Pulisco una bella cosa che è. Questa. Ora poi la vediamo. Poi abbiamo anche Kamatube. Che fine ha fatto, Luigi? Che fine ha fatto? Sei sparito. Che è successo? Dove sei finito? Attendiamo tue nuove. Spero tutto bene. Comunque, eh? spero tutto bene. Banane ovunque. Comunque va bene. Poi, Claudio, buon pomeriggio. MD, buon pomeriggio. MD, il micro, micro canale Franco Tonzar buon pomeriggio. Poi abbiamo. Abbiamo. Appena finisco con le pulizie. <ride> eh, Hai ragione, no? Ma io non devo pulire. Devo fare una, una pulitina con la penna magica. Vediamo un po' come poi. Omas o, o, Osman Bonisoli, buon pomeriggio anche a te, Eddie. Buon pomeriggio, Richard Storm89. Buon pomeriggio, grazie, Eddie. Sei un grande, grazie, grazie. grazie anche tu lo sei. Tu lo sai che mi segui, non io, Andrea Paiola. Buon pomeriggio, amore famiclone. Saluto, amore famiclone. Poi abbiamo pippo rc buon pomeriggio lavori luca la... bene ok l'importante è quello l'importante è quello va... va bene così va benissimo così tanino tanino aloisi buonasera ma il famoso pette è... c'è cioè, lì arriva anche quello arriva tutto marco pesenti cosa dice ti ho conosciuto da Marco, sei davvero molto simpatico e trasmette tanto buon umore. Grazie, sei gentilissimo, mi fa piacere questo ed è quello che cerchiamo di trasmettere un po' tutti noi del, di qua di YouTube. Ecco, capito? Ci piace essere qua per divertirvi, soprattutto. Non scrivi perché stai guidando, va benissimo. Ok, perfetto. Fai a modino. Federico, cosa dice. Federico Ciancarelli, quindi replicheresti le mille chiamate al tuo telefono per noi follower che hai ricevuto? Possiamo andare oltre? Allora, pensa un po': che giorno del delirio volevo chiamare a parlarvi in toscano, Imparicchiato grazie a te, Marco. Proprio da un telefono a disco, eh, sarebbe stata Ganza la cosa, ma è stata veramente siete stati una marea di persone ha chiamato numero? No come ho detto, siete stati bravi Super Lupetto, buonasera vediamo come lo pulisci va? Bene, quindi Mario Grande oh bello ciao Mario Grande, benvenuto era un po' che non ti leggevo eh. era un po' che non eri presente qua allora, andiamo a, al sodo ecco, io devo fare questo lavoretto qua io devo assolutamente allora cosa dice Biagio? Biagio di Balsamo scioglimi il Commodore malfunzionanti non pago mi chiamo Biagio di Balsamo scioglimi Commodore malfunzionanti cosa vuol dire? scioglimi la, la pulisco con Mastro Cusalindro sì allora Grazie, gentilissimo sponsorizzatore. Gentilissimo, grazie. Allora, eh, bene. Allora, ragazzi, bando alle ciance. Passiamo al sodo. quindi Dobbiamo dare una pulita a questa tastiera che è ridotta un troiaio. Allora, questa tastiera me l'ha data Marco. Ed era la sua tastiera dell'amica 3000. Che purtroppo non ha più. Buonasera, pa Patrizio Mironti. Le condizioni sembrano belle ma sono ma sono ma è ridotta è sporca è sporca guardate solamente il, il cavo il suo cavo di, 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 di cioè basta vederlo no gregorio po, potenzone buonasera mostrerete tempo libero buonasera allora questa quindi è una, è una tastiera di un'amiga 3000 come si evince da quello che c'è scritto sotto Vedete, Commodore eh, Amiga 3000 che è il modello MT9111. Quindi, Stefano Modena, buonasera. A quanto me la metti? È a nulla perché questa qua è, è più rara di un'Amiga 3000. <ride> è più rara questa di un'Amiga 3000. Come è, è raro anche il suo mouse? Io ho sia il mouse che la tastiera, ma non ho un'Amiga 3000. Ma intanto ho. Gli accessori, quelli che si trovano peggio, mouse specialmente. Allora, andiamo ad aprire vediamo le condizioni che troviamo al suo interno. Perché che è successo? Aspettate, eh? Eh, Aspettate eh? un attimo, eh? Eh, io devo vedere una cosa, perché è un matto. Ecco, 5 abbonamenti. Robi Manu ha regalato 5 abbonamenti. E eh, me lo immaginavo e lo sapevo che andava così. Grazie Robi Manu. Chi si è abbonato? Chi ha preso l'abbonamento? Grazie robi 76 Ah, la 3000 me la vendite appena lo Bravo da retrolayer! Bravo! Bravo! Questa cosa mi piace! Però mi sa che vorrei uno stonfo di Vaini. Comunque, vediamo un po'. Eh, la Mica 3000, purtroppo non ce l'ho. <ride> allora, tanto svitiamo tutta la parte sotto. qua. vediamo un po' cosa, come ridotta dentro. La maggior parte di queste tastiere non hanno problemi. Eh? Eh, generalmente sono tutte con lo stesso frame del. Eh, gli abbonamenti li hanno... Ma chi è che, sei... chi è che ha preso l'abbonamento? Scrivete in diretta chi si è preso l'abbonamento. Allora, aspettate un attimo. eh allora. Perché, allora. Dunque, i nuovi abbonati sono MD Microcanale, Francesco Locchi, Renzo Bianchi, Samuele T. E Kamatube, porca miseria, Kamatube non salta uno. Eh. Bene, bene, mi fa piacere. Vedete? È un mio sostenitore a vita. <ride> bene, mi fa piacere. Allora, ciao Luca Fogli. Come va? Eh, ho dovuto rifare l'antitetna. Eh, cioè, cioè, non immagino. Io sto seguendo i tuoi video che stai facendo sul, sul bellissimo 64. Eh, modello mamma mia modello modello eh, silver label lo sto seguendo non lo commento ma lo sto guardando tutto eh, è una bella impresa eh, quella sta facendo allora queste sono le condizioni del, dell'interno che ovviamente è, è pulito ma eh, va pulito meglio quindi poi lo puliremo in maniera più approfondita Intanto andiamo a rimuovere la tastiera, il frame, così nel frattempo togliamo questo. Ecco qua, queste sono le condizioni del della, de, 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 de case superiore della tastiera, quindi la plastica superiore. Vedete che insomma c'è da lavorarci un po', c'è da sgrassala un po' pulirla un po' quindi c'era anche, anche un pelo questa è la tastiera Eh guarda va che lavori guarda va quindi la prima cosa che facciamo è la seguente andiamo a dividere il frame che è questo questo è il frame uguale per tutti gli amiga eh? questo qui nero con i tasti è uguale per tutti gli amiga 500 eh, 2000 3000 4000 non il 600, ovviamente, perché ha un altro tipo di potestà, ma è sempre quello. Allora quindi andiamolo a eh, dividere. Allora, identifichiamo dove sono le viti, che dovrebbero essere queste qui piccoline. Intanto ci eh, muniamo di un apposito eh, bicchierino contenitore, perché insomma queste video non bisogna perderle sono tante e quindi bisogna rimuoverle una per una allora intanto nel frattempo ditemi un po' ditemi un po' come state che tempo fa dalle vostre parti se per i nuovi arrivati quelli che stanno scrivendo se, se il canale vi piace cosa migliorereste so che dovrei fare un po' più video ragazzi io purtroppo non ho eh, tutto questo tempo anche perché io ho una, una vita che eh, prima di tutto mette in primo piano quello che è eh, la, la propria vita personale. Poi c'è il lavoro, e ovviamente io faccio turni, poi c'è la, 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 la conduzione familiare, dove io sto dietro a, a, a mia madre che insomma, è anziana e quindi devo starle dietro, e tutto questo insomma, delle volte comporta, infatti oggi sono a casa proprio per questo motivo che non è stata bene ieri quindi ho dovuto in qualche modo eh, starle dietro e quindi eh, questo è il risultato ma non vi voglio tediare con le mie inutili eh, con le mie inutili chiacchiere perché insomma bene o male siamo qui per eh, divertirci vedere che cosa fa questo ancora 49enne eh, ragazzo ah, ecco questa è la vite bastarda di merda che che gira a vuoto tanto deve sempre capitarne una no? Ecco ce l'ho fatta. Il problema di queste viti maledette è che se cominciano a girare a vuoto la belle è tolta perché vanno abitate dentro una plastica che certamente non è una nuova plastica, quindi una plastica che ha i suoi begli anni sulle spalle e di conseguenza si indurisce o si crepa, si cristallizza e Può ovviamente dare problemi. Allora, mm. siamo quasi. Eh, ragazzi. Ci siamo quasi. Intanto mi arrivano messaggi. No, non mi arrivano messaggi. Ma si possono in qualche modo inviare sms con la calcolatrice? Eh, che ne so, 49 anni ai pari che ne hai 38. Ci può mettere un frenafiletti per rimettere bene se la plastica non è del tutto rotta. Eh, lo so. Però poi il frenafiletti, quando lo vai. Metti caso che un domani devo rifare questa operazione. Che cosa mi provoca? Dino Zoff, scusate, 49 anni non sentirli. Eh sì, era meglio. Ma Dino Zoff è anche morto, però. Eh? Comunque, andiamo a togliere. A rimuovere. Vediamo che tipo di tastiera è. Ecco, questo è così, vediamo insieme il discorso. Allora, questa è la tastiera del sotto della tastiera del 3000. Come vedete, è tutto, viene tutto premuto su eh, questi contatti dove sotto il tasto c'è una gommina che va a chiudere il contatto. E permette la eh, permette di poter visionare il carattere che premete sulla tastiera. Qui abbiamo la spia del Caps Lock. La, eh, mi sembra abbastanza pulita, non Generalmente non No, Dinozoff è morto, voglia se è morto Dinozoff. Morto sì. Zoff è morto e come? Allora Vai a cercare, vai a cercare. ma ah, no, Zoff non è morto. Quello era Rossi, Dio buono Ho detto una cazzata. Eh, avete ragione. No, ho detto una cazzata, non è morto, Dino Zoff. Resettate. Allora, questo è quello che volevo dirvi prima. Questo frame, vedete? Frame Amiga 2000. Come è andato il dietro alle quinte, cos'è che dice Riccardo Sei una fava, eh, lo so, eh? come è andato il dietro alle quinte della live. Come... Eh, bene, bene. bene, Io ho allungato la vita. Bene, mi fa piacere. Allora, per vedere anche l'anno di produzione, è semplice. Eccolo qua. Questo qui si vede. Qui vediamo che c'è scritto: sono due anni. 88 89 quindi questo questa tastiera è stata prodotta quanti puntini ci hanno fatto perché c'è più puntini perché ogni puntino vedete 1 2 3 4 5 corrisponde al mese aspettate eh? ecco Madonna che palle sto, sto, sto microfono aspetta eccolo qua 88 quindi 1, 2, 3, 4, 5. Quindi siamo a gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio. Però sotto poi, quindi se è maggio 88, ma 89, poi c'è degli altri puntini sotto. Io non capisco perché a regola dovrebbe esserci solamente due puntini. Vabbè, comunque, dai. Queste sono le famose gomme che sono poste sotto il tasto che vanno a premere i due contatti buonasera Mirko e i due, i due contatti che vanno a eh, chiudere il contatto sulla, sulla PCB quindi vediamo questa tastiera com'è concia ed è concia e questa è veramente concia eh sì, questa è veramente concia è stato lungo fa, l'hai sa anche a me eh, l'ho visto come conosco VK Studios. Ma è venuto anche in live da me più volte. Eh, 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 eh. Guardati i vari video. Abbiamo fatto almeno tre video insieme. Grande Alberto. No, niente, niente, chiamate, Alfredo Stilo. Allora. Allora. Questa tastiera per Mega 2.000 perché è 3.000 del 90. Eh, sì, certo, diamo che è una domanda retorica. Comunque, eh, no, erano gli stessi pezzi che utilizzavano per montare le altre tastiere. Lo stesso tipo di tastiera, lo, lo stesso frame. Il frame è questo qui nero. Questo nero si chiama frame, va bene? E c'è scritto, vedete? Frame. Frame, ok? <coughs> è stata utilizzata per ogni piattaforma amica che può essere. Il 500, il 2000, il 3000, il 4000, acciditi lì. Quindi cosa facciamo? La andiamo a, a sgrassare. La butto, ci butto una marea di sgrassatore, due minutini e arrivo. Voi intanto dite qualcosa. Voi volete dire qualcosa? Avanti, dite qualcosa. Eh, io non, non ho la telecamera nel lavandino. Eh, se no come si fa? e eh, voi pensavate fossi sparito eh? e invece sono qua una termocoperta cosa dite allora si può modificare un 64 come cosa vuoi farlo diventare una termocoperta il dos beh e eh, allora ma riccardo Ferrari è praticamente impossibile forse veramente un Windows 1.0 ma dono sono di epoche e piattaforme differenti anche la velocità della CPU, eccetera, eccetera. Ho visto delle modifiche da fantascienza su YouTube. Credo che sia il compito e il punto di pubblico della storia. Non so di cosa stiate parlando, ma sono d'accordo con voi. Ok, <ride> allora ho dato una bella lavatina con sgrassatore che va bene uno. Qualunque, vi consiglio uno Chanticleer che non abbia odori vari, eccetera. Classico Chanticleer, perché sennò, vabbè, a parte se poi vi piace il limone, la candeggina, questa roba lo potete fare, ma eh, poi il tutto è, vabbè, insomma, è profumoso. Alla fine, abbiamo. oh salvo Cristaldi, buonasera. Ho, ho letto il tuo messaggio privato e eh, poi ti rispondo. Ho letto, ho letto, l'ho letto, poi ti rispondo allora ora una bella soffiata e leviamo le parti io non ho il compressore sarebbe la cosa ideale però col, col, con l'aria noi andiamo a rimuovere tutte le, le iesibili goccioline rimaste perché se no insomma è un po' un casino ok perfetto ok e andiamo anche sotto a dare una una asciugatina che l'acqua certamente è conduttiva però non è che va, va lasciata queste goccioline non devono essere presenti non devono essere presenti per niente bene ok Allora, Paolo DCR, buonasera. Allora, e qui vediamo già i risultati. Diamo una scossettina per togliere le ultime goccioline. Come vedete, è molto semplice, non c'è bisogno di rimuovere il tasto. Poi, cioè, se chiaramente la, la tastiera è, è stata inserita nella merda posso anche darvi ragione però insomma tasto per tasto è un ammattimento secondo me secondo me inutile chiaro va fatto solamente nel caso in cui una tastiera è veramente è veramente conscia comunque io vi faccio vedere già che come risultato ci siamo eh, guardate qua eh, cavolo è tornata bianca l'unica è il tasto di spazio questo è rimasto purtroppo un po', un po' giallognolo, perché evidentemente è fatto di un altro materiale. Quindi di una plastica che, è, diciamo, un pochino più... Per fare queste plastiche, che diciamo, vengono utilizzati vari tipi... Ciao Mad Dog! Vengono utilizzati vari tipi di mescole per farle queste plastiche. E magari in una plastica c'era troppo bromo non bromuro, bromo, che cos'è il bromo? È un inibitore di fiamma che con il calore impedisce di, eh, che, che la plastica prenda fuoco, si fonde ma non, prende, non ha la fiamma libera. Ciao Matteo, buonasera. E, però delle volte questo bromo è, è talmente eccessivo che eh, in base a tipologie di plastica può diventare più, eh, può venire fuori e questo è il famoso giallo. Che viene fuori per la barra, spazio ci puoi passare sopra con una carta d'età del 50, vedrai come si sbianca. Carta d'età del 50, sì, no, 50. No, però voglio provare a fare una cosa. Voglio provare a fare una cosa. Che rognosa anche le valla ma io lo lascerei anche stare eh? che c'è il tastino quello sotto Luca tu guardavi Acqua Fresca con Carlo Conti? certo che lo guardavo voglia te non era Acqua Fresca era Aria Fresca occhio alle molle eh, lo so eh ma guarda che ignifida è eh, bastarda eh? no non mi piace la cosa mi piace, voglio provare a fare una cosa però. Allora, voglio provare a fare una cosa. Allora, io generalmente per lucidare le plastiche uso questo tipo di carta, che è molto fine, ma finissima. Eh, c'è il rischio che rompo la plastica, sì. Quindi voglio fare una prova. Questo è quello che adopero io, eh. Vediamo cosa succede. Taglio un pezzetto e vediamo cosa succede. La spugna bianca per pulire muri anche chiaro che bisognerebbe fare un lavoro molto di fino eh? però si vede già la differenza madonna mi sta del microfono come rompe coglioni allora diamogli un altro po' di sgrassatore qui Guardate un po' cosa ci rimane. Non mi arrabbio mai? Eh, ma non la do a vedere. No, no, non resta proprio lucida, ma vi faccio vedere io come fare. Vi faccio vedere io come fare. Tanto sul tasto, ecco, questa cosa magari su una superficie liscia, piana, lucida, lo potete fare ma se vi mettete a farlo su una parte zigrinata o che ne so sul case di, una, di un 64 anche no perché, perché rimane lucido quel punto lì poi a, per fare un bel lavoro andava fatto un retro bright eh. però diciamo a malestremi E oh, vogliate, mamma, mamma mia, solo con gli impianti elettronici, mi incazzo. Un tutto io. E, 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 i, I meccanici migliori devono incazzarsi, se no non sono meccanici, vuol dire che si arrendono. Chi non bestemmia, chi non si arrabbia quando faccio certi lavori, vuol dire che si arrende subito. Allora, vediamo gli un altro po', poi mi si dà un'altra bella sciacquatina. Ora non credo verrà bianchissima, eh! Però sicuramente verrà meglio di com'è, perché giallo si vede, importante è che non insistiate troppo in un unico punto, se no... Rischiate di farci le buche. E eh, vedi come viene. Vedi come viene. Vedi come viene. Ciao Gianmarco Manga. Grazie, bentornato. Il verme, buonasera Luke, Lucche, buonasera a tutti. Ciao, il verme, il verme. Scusate se non metto in evidenza i vostri commenti, ma vi leggo, eh, mano a mano. Qua, guardate quanta roba sto levando. E questo è tutto ossido della plastica, eh, ragazzi. E tutto l'ossido presente l'importante è sempre andare a inumidire la parte che andate a trattare perché facendo questo lavoro è chiaro che producete calore e quindi questo calore rovina può rovinare ulteriormente la plastica Però una volta passato così Movimenti circolatori e via. Io ripeto, dovreste anche andarmi a buttare questo tasto, è lo stesso tasto che monta la MIGA 500. Quindi, cioè, questo frame, ragazzi, lo recuperate in una maniera abbastanza semplice l'Amiga 3000 possono capitare queste cose Poi fateci caso negli Amiga 3000 4000 le tastiere diventano tutte gialle ma questo non perché siano tastiere che mamma mia sono state esposte troppo, no perché sono proprio materiali che fanno cacare quindi plastiche più scadenti uguale plastiche che si ingialliscono prima del tempo e questo accade, accade anche oggi eh Ma okay. mi direi che ci siamo eh. cosa dite eh, cosa mi dite mi pare che sì, an ancora rispetto rispetto a tasti è sempre giallino eh, bravo anche 1200 alla, alla stessa tastiera anche 1200 già anche 1200 <coughs> comunque potete fare questo lavoro anche senza carta vetra prendete del bicarbonato ce lo mettete sopra una spugnetta abrasiva e, e via col bicarbonato sulla abrasiva con un po' di mh, qualunque cosa sgrassatore, limone e viene il risultato è il medesimo, anzi, forse anche un pochino più immediato. Io perché sto usando una una tela molto fine. Mamma mia, che spettacolo. Eh? Che spettacolo. Lo so che non è molto divertente guardare uno che gratta le tastiere. Ciao Alexio. Proprio venuta perfetta, eh? che c'è ancora un po' di giallo qua. Lo vedo, lo vedo la ultima passatina. Luca l'amica 3000 legge i CD, eh, certo che li legge. Se ci metti la scheda apposita, ma anche il 2000, eh. Però ci devi mettere la scheda apposita. Ok. è Rimasto un pochino in quest'angolino qua. È rimasto un po' in quest'angolino qua. Io praticamente con, con questa operazione che cosa ho fatto? Ho rimosso l'ossido. Ora c'è da riprendere più qui, più su. Ho rimosso l'ossido. No, i film no, te sei pazzo. Al massimo filmati in MPEG 1 o 2. Film no, non ha, non ha un lettore DVD. Non è la PlayStation 1, ecco. Ok, io direi che va bene questo punto vi va ripresa. Okay. E poi qui. Okay. un ultimo punto qua. però è per l'ultimo punto qua ok e ci possiamo stare ragazzi io per me io la lascio stare così allora, guarda la differenza fra sopra e di lato è rimasto giallo qua è rimasta gialla qui e noi gli diamo una piccola bottarella che poi è brutto no? diventa un, un, un tasto spazio bi, bi bianco Eh, questi sono fatemi sapere, lui gratta solite realtà. Sì, fatemi sapere nella chat se volete che quando faccio qualche lavoretto lo faccio insieme a voi, che ci si vede magari. Ora, magari nel frattempo, che vada dai una sciacquatina. Fatemi sapere. Guarda, va, che bello! Toh. Fatemi sapere cosa ne pensate. E se ogni tanto mi faccio vedere in live per fare qualche lavoretto, ditemi voi. Allora, una volta ci ho provato con l'acetone, sì, è eh, certo, l'acetone mai. Eh, perfetto, facci vedere Riccardo Ferrari. Ce lo chiedi pure? Eh, magari, non lo so, eh, se vi possono annoiare, non lo so. Io mi metto delle volte a smonticchiare cose, pulire, però non so quanto possa interessare uno che si mette in diretta a fare certe cose magari poi viene fuori anche un troiaio eh, non è detto perché la maggior parte imparate una cosa che io l'ho imparato un po' da vari canali youtube quelli più che altro che fanno che trovano i televisori le playstation eh, finite all'interno del de, 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 del all'interno dei de, de, de fiumi dei fossi e poi fanno vedere che li riprendono a funzionare li vanno oh, eh. Eh, quelli sono tutti fake eh, ragazzi eh perché con i video è molto semplice eh, far vedere una riparazione dove magari spesso e volentieri, eh, diciamo la riparazione è una cosa che è stata guastata volutamente. <ride> Quindi ho guastato una cosa sapendo che con una cazzata la riparo. Oh, questi adesivi di lobby Manu reggono anche all'umido, eh io ho recuperato un SX-64 con una tastiera senza la barra spazio e me la sono ristampata in 3D ricreandomi da zero il modello un lavoraccio, eh, lo immagino io sono un disastro a questi lavori ho fatto un'operazione di questo tipo su un biscottone e è diventato bianco ora sono un bicchieventi <ride> eh, perché è esagerato ce l'ha tenuto troppo oppure ha messo troppo l'ha tenuto troppo esposto al sole oppure hai versato sul sul, sul case troppo, troppo liquido quindi in alcuni punti mancava in alcuni punti ce n'era di più e purtroppo il risultato è stato quello oh, questi adesivi vanno anche la meraviglia eh roby quando puoi rimandameli <ride> perché la gente li vuole eh. allora Dunque, sono richiesti, guarda, sono molto richiesti. Ultimamente mi incontrano nei bar, come mi è successo ieri, che mi sono fermato a un bar a prendere un caffè, c'era un signore che mi ha visto con la moglie, ma io voglio l'autografo! E praticamente mi ha visto perché ero in live da Marco l'altra sera. E allora è stato bello perché mi ha... Ha telefonato a suo figlio che ha 13 anni e abbiamo fatto la videochiamata e gli ho lasciato l'adesivo. Eh, cosa ne dite? Può andare? Guardate un po'. Ciao VK! Cosa dice Maurizio? Ha bisogno di me? Ma sì che ti chiamo Mauri! Ora, ora non ha senso. Allora, ti annoieresti e basta, guardami. Ecco, facciamo le ultime. Oh, queste si mi anche all'acqua, eh, ragazzi. eh è addio, ragazzi. è venuta da Dio, ragazzi, è venuta da Dio. È venuta da Dio, guardate un po'. Eh, testa di paia, io invece no. Io la devo vedere... La devo, la, la devo rivedere bella è venuta bene, veramente bene ora nel frattempo occupiamoci di questa cosa qua mettiamo lui così e nel frattempo vi faccio vedere come faccio io eh questo è il cavo troiaio sudicio della tastiera, niente di più semplice per pulirlo sgrassatore. Lasciamo agire. Nel frattempo, io vado a pulire questa. Vado a pulire due case. Che li devo ovviamente lavare. Guardate che giallo che viene fuori. Guardate lo sporco come si sgretola.

Eccomi, 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 non sono sparito. Salvo 80, buonasera. MD, dice te ne intendi pure di bingo flipper? Ne cercavo uno a prezzi modici. Sarebbe un flipper con i buchi in mezzo e ci sono numeri a 5. Beh. Allora, ciao, a amico canale, salute fra voi. Io nel frattempo, ho, come diceva la buon'anima di mia zia. Pulizzato il, il case sotto e sopra lavato proprio lavato, ma attenzione: non con lo sgrassatore eh, ragazzi, non con lo sgrassatore perché lo sgrassatore. Siccome c'è una serigrafia, lo sgrassatore se è troppo aggressivo può andare a rimuoverla. La serigrafia amica quindi consiglio sempre di utilizzare qualcosa di, di meno aggressivo quindi che ne so un sapone per piatti un detergente per piatti un'acqua calda viene un bel lavoro non bollente se no fondete la plastica ovviamente ecco è venuto un bel lavoro sì 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 come no un bel lavoro proprio un bel lavoro Ora ve la mostro, eh. nel frattempo so che voi aspettate di vedere questo cavo tornare bianco. Ora vi faccio vedere la magia. Questa è la magia. Siete pronti alla magia? Quindi diamo un'ultima spruzzatina. E ora asciughiamo e vediamo se viene fuori la magia. Vediamo se la magia viene fuori. Vediamo che non mi freghi, io sto entrando in tutti i pertugi, in tutte le spire, in tutti gli angoli, rimuovendo tutta la parte, la parte sudicia, quindi lo sporco aggressivo, lo sporco ostinato. E quindi, vediamo se la magia si è, si è, è avvenuta. Allora, siamo pronti, intanto per capire un po' qualcosa, vediamo un po' se per ricordare dove siamo, noi siamo qua. Demone. Basta! Nel frattempo struscio struscio struscio. Struscio struscio struscio. Struscio struscio struscio. Siamo pronti? Siamo pronti? Siamo pronti a vedere com'è venuto fuori? Io lo vedo già dal cavo, mamma mia! Mamma mia! Mamma mia! Mamma mia! Mamma mia, guarda qua che spettacolo! È lo stesso, eh! Non è una magia! È lo stesso! C'è rimasto dentro le spigile un po' di sporco. Che ovviamente bisogna, ora bisogna andare di fino! è <ride> Un mago, no, no! È la solita, eh ragazzi! È un cenoate tastiere smontatevi! Eh, guarda, qui c'è ancora il sudicio dentro, vedi? qui c'è ancora, ma lo rimuoviamo a me piacciono queste 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 pulizie approfondite, le chiamo come nella mia auto no chi mi conosce lo sa faccio molto car detailing quindi vado sempre a utilizzare prodotti specifici per per ogni tipo di, di, di pulizia allora io direi che ci direi che ci si può stare io diciamo che me la cavo ecco qui si soffia per bene qui è venuto uno spettacolo quindi il cavo è venuto uno spettacolo questi si levano ora pulizia veloce a questa pcb guarda va c'è ancora tutto il giallo venuto giù pulizia veloce di questa pcb P pcb ma se esisti qualcuno lo trovi per... cosa dice? No, 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 ho... di zilla non l'ho cambiata la sim. No, non l'ho cambiata. Pulizia della PCB. PCB, PCB. Acqua semplice, acqua panno con l'acqua. Qui non ci va nessuno sgrassatore, ragazzi. Eh, perché se no, portate via quello che è. Questi qua sono fatti di grafite. Ogni contatto è di grafite. Cos'è la grafite? È la stessa cosa che avete nelle vostre matite Nell'apis lapis più che altro. Quindi non ci andate a grattare. Perché tutto quello che rimuovete non ce lo rimettete più. A meno comprate una pennina magica differente. Allora, qui vedo una cosa innanzitutto che non mi piace. Vedo una cosa che non mi piace. Ma non dovrebbe essere interrotto? No, non, sem non sembrerebbe di no. Ha questo genere di tastiere di solito ma non questa. I quelle del 500 perché hanno una sorta di PCB flat cable flat, tutta morbida in questo caso questa è, è, è rigida quindi fatta di silicio di, di bachelite dovrebbe essere bachelite questa non è plastica eh? quindi si vanno a interrompere queste piste Buonasera Alberto Cimitan con un pennello umido anche eh, quindi io l'unica cosa che non mi piace è questa però sembrerebbe tutto a posto andrebbe provata per vedere bene le cose però non ho non ho un'amica Amiga 2000 allestito per poterla provare. Intanto, noi abbiamo dato una bella pulita, che è la cosa principale. La roba sporca in casa è una cosa che non sopporto. Perché poi la roba sporca, questa roba sporca, quando prendete qualcosa, io vi consiglio sempre, sempre, sempre di dargli una bella pulita, qualunque cosa sia. Quindi, non che prendete e matassate lì. Perché questa roba, specialmente in scatola nelle scatole produce cattivo odore muffe cose varie specialmente se questa roba è stata a contatto con soffitte umide cantine robe varie magari ci ha pisciato qualche animale pisciato cacato vomitato ok diciamo che per me può andar bene ci sono re, residui di carta? Sembrerebbe di no. Che a regola andrebbe fatto con un. Andrebbe fatto con un. con un panno. con un panno in microfibra. Comunque ci possiamo stare. Ultime finiture perché qui il cavo è rimasto zozzo. Eh? Eh. Qui il cavo è rimasto zozzo perché era sotto il metallo. Lasciamo agire un attimino. Il trucco è tutto lì. Lasciare agire. Fatto questo si va a strusciare. E vedete come torna bianco? Ciao little Stator the Lab. Tornato tutto perfetto. Tutto perfetto. Tutto parcheggio perfetto. Poi all'interno di queste zigrinature prendiamo a soffiare e l'aria fa tutto da sé. E l'aria fa tutto da sé, da sé. Sarà bello rivederti come un poster di James Dean. Sarà dolce la paura slacciandosi i blue jeans. Allora, andiamo a rimontare tutto. Siamo pronti a rimontare tutto. Da cosa si comincia? Cosa cacatube, buonasera. Si comincia ovviamente da rimontare la sua bella tastiera, il suo frame, frame by frame. Guarda qua che spettacolo, mamma mia che seghe ho. Oh che seghe Luca Massibi allora rimontiamo tutte le viti rimontiamo tutte le viti tanto che so so lo so già quando vado a rimontare le viti ne avanza se non trovo mai me ne avanza una perché non trovo il buo voi direte, non trovare il buo è difficile ma non è una cosa grave ma le posizioniamo tutti all'interno di questa pratica. Eh, tappetino che mi ha regalato il buon Survival Hacking, utilissimo, consiglio a tutti di averlo, e andiamo a rimontare queste viti. Ragazzi, devono arrivare a battuta, eh? non devono essere strinte a morte. Eh? Quindi partiamo dagli angoli, centrale e angoli. Un po' come quando chi fa magari il meccanico lo sa, quando rimonta le guarnizioni di testa, parti dall'esterno e vai mano a mano a stringere. E noi andiamo ad abitare tutte queste, queste viti. Madonna! Andiamo a mettere tutte queste viti. vedete Vado nelle parti esterne perché, andando nelle parti esterne, piano piano riesco a stringere. Poi gli diamo una ripassatina veloce. E così, ecco che insieme a voi oggi ho fatto un lavoretto. Chi ha detto che lo sopporto, lo tratto di merda tutte le volte, ma lui insiste, eh? Maurizio, Maurizio. Maurizio, Maurizio. È un po' mio, è un po' il mio papà, Maurizio. È un po' il mio babbo, diciamo, eh? A volte è un po' severo, ma, ma ci può stare. Allora. Ok. Boh, è preso cardo ragazzi. Non so voi, mi è preso un cardo a me. Vado a preparare il pranzo! Buon appetito Alberto! Facci sapere che mangi di buono oggi in America. Che cosa mangi di buono oggi? Eh? Però non segui le sue indicazioni di bruciare tutti i famicroni. No. Perché quella è una sua cosa che piace a lui, che non piace a lui. Eh, io li brucierei tutti i Creative Vision. Allora. E basta uno, no? Dieci ce n'ha. Dieci, dodici. Allora. <ride> Domani tacchino e si mangia come porci. Ah già. Che domani è la festa di ringraziamento. Non vorrei di una bischerata. Non vorrei di una bischerata. Ok. Ah, signore. Che noia, che barba. Ma che vita tutte queste vitine, ragazzi è una fava è una palla tremenda. Poi ripeto, bisogna stare attenti, non bisogna stringere troppo, che se stringi troppo spani la perché non c'è una filettatura. Cioè, alla prima la prima volta che questa, questa questo frame si è sposato con, con lo chassis. Questo metallico che vedete ovvio che c'erano fori e non erano presenti le filettature. Sono le viti che sono autofilettanti e hanno creato la filettatura. E ovviamente noi ora andando a eh, svitare e riavvitare abbiamo diciamo, eh, eh, rovinato questo, questa, questa cosa, no? l'abbiamo alterata. Quindi stiamo riadattando le viti. Eh, auto impananti, <ride> ha una filettatura che all'interno c'è già, magari andandola a rovinare. Quindi è quello, la, le attenzioni che, che bisogna rivolgere. Comunque ci sono talmente tante viti che non è che vi si allenta. Eh? Ora, mi è preso un dubbio. Ma lo shift lock. Ok, mamma mia, mi era preso un dubbio. Che era messo storto perché c'era la lampadina dello shift lock. È acceso, come faccio? Non ho un'amica da collegare. Non ho un'amica pronto da collegare. Non mi sono preparato. Qui la vita è cara per alcune cose, come il cibo, è molto conveniente in altre come case, auto, elettronica. E eh beh, è cara anche a livello di, di sanità che noi abbiamo la mutua e voi no. L'America ha i suoi vantaggi e i suoi svantaggi, un po' come l'Italia, anche se l'Italia ultimamente mi pare che abbia più svantaggi che vantaggi, ma lasciamo perdere. Comunque, non voglio parlare di politica con blotti. E segate varie, oh, zitti, zitti, che forse non mi avanza nemmeno un foro. Zitti, zitti. eh no, le ho messe tutte. Le ho messe tutte. Forse qui ce ne manca una? Sì. Manca, qui non ci sono, eh, qui mancavano già. Perché non ci va nulla lì in quel punto, non c'è il frame da abitare. Allora. Eh sì. Eh. Diamogli un'ultima controllatina. Vediamo se ne è rimasta alta. Questa un pochino. Questa un attimino. Questa è tutto gomblotto. Questa è alta! Ok, 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 ok. Ok, ci siamo. Ole, tutto fatto, perfetto! Quindi, ora andiamo a rimettere tutto all'interno del suo case. Che nel frattempo, come vi ho detto, ho pulito, lavato, sgrassato per bene. Quindi, prima cosa da fare. Questa si mette così. Questa si mette. Ah, questa è una. È una Mitsumi, questa tastiera, eh. Ok ci siamo, va bene. Poi andiamo a rimontare il suo bel case superiore. Aspetta che gli do asciugata. Bene. Guardate la differenza che fa una pulizia fatta bene. Spesso e volentieri lo sporco preserva, nel senso che crea quella patina che fa sì che conserva. Io parlo di polvere, non piscio, merda e acidi. Io parlo di polvere, polvere del tempo. Poi io non so voi, ma io, specialmente quando vado alle mostre, alle fiere, per amore, pieno rispetto eh, per tutti quelli che portano il loro materiale, ma io non sopporto di vedere queste macchine, quelle che portano certe macchine, io vedo delle volte esposte certe macchine zozze, che, che proprio non si possono, sono inguardabili. Cioè, io capisco no, che uno può essere più o meno d'accordo sul retrobrite, lo faccio, non lo faccio, io non sono d'accordo, io sono d'accordo, punti di vista. Ciao a tutti, buon Ciao Daniele! <ride> buon eh, Sono messaggi in codice allora oh ecco dario Neviani che praticamente ha, ha partecipato al delirio totale lui è stato partecipo in diretta da Marco quando ha telefonato del momento in cui siamo messi a ridere come, come due come due ragazzi proprio come due Briai Lo stesso discorso vale per le plastiche dei case, eh, ragazzi? Non andate a insistere troppo perché le plastiche sono fragilissime. Sono plastiche vecchie, ragazzi. Questa è roba che c'ha. c'ha 30 anni, 40 anni. Allora, tenere pulito tutto non è facile, specialmente se hai miliardi di cose, eh, lo so. però basta pulirle e, e fai come me, le impacchetti. Le imbusti, ci metti una roba trasparente. Oh, eh, quindi siamo pronti. E quindi siamo pronti. E un po'? Eh? <ride> Guardate un po'. Guardate che spettacolo. Guardate che spettacolo. È venuta uno spettacolo. La mandi la sigla, rivolgo la sigla un'altra volta, Le rimanderò la sigla. Ah sì, c'è un video a sorpresa. Allora, ah, rivolgo la sigla to, rimando la sigla to. Aspetta, come si fa? Mi volete la sigla? La sigla? Io ve la mando, vai to. Bye. Lo so che vi garba, lo so che vi garba la sigla, lo so che vi garba, lo so, lo so, lo so, ma godiamoci questo, questa stupenda tastiera nella bellezza di come è venuta. È venuta uno spettacolo, ragazzi. Due volte la segreteria su una live, me l'avete chiesta voi, eh? Guardate che spettacolo, era ridotta una merda, era ridotta una merda sporchissima è eh, bella davvero. per essere ancora più precisi si potrebbe fare un po' di retro bright perché il case di questa tastiera superiore è un pochino ingiallito ma leggermente eh. ma guardate il, il tasto spazio era giallo era giallo il cavo è questo qua bello bianco e ora allora, un pacchetto come prosciutto crudo. E la metto. Eh, il, il, il suono è favoloso. Vediamo un po' se riesco a farvelo sentire. Eh? Però mh, mh, questa tastiera rispetto alla, a quella della meccanica dell'Amiga 2000. Mh, No, quella meccanica dell'Amiga 2000 ragazzi è favolosa. c'è proprio un suono tutto suo. Però è bello anche questo, eh. Mamma mia. Quando scrivo, eh, nel forno, sì. Si concorda su impacchettare le cose, ma le cose esposte negli scaffali che hai dietro di te, come fai? Eh certo, polizia programmata, certo quello ci sta il giallino del coperchio, non rischierei aloni. È vero, però a me mi rompeva le palle il tasto spazio giallo. E ora è tornato bianco. Bello, bello, bello. Che non è nemmeno lucido, vedete, che va bene come tasti. Non può. Rispetto al lucido che è qua. E i tasti che non luccicano, che non devono luccicare i tasti. Eh, eh lo so. Queste erano le tastiere sulla quale. Com'è bella però questa tastiera. Eh? Ragazzi, è favolosa. È veramente bella. È bellissima. Va bene, ragazzi. Che dirvi. Io. Avrei finito. Quindi. Io vi ringrazio di essere stati con me quest'oretta, e venti. Come vedete, è il tempo che ci vuole per fare questi lavoretti. Non mi sono mai distratto in generale. Facendo che ne so. Mettendomi a. Tra l'inizio, ecco un'oretta, un'oretta di lavoro, un'oretta di lavoro, e i risultati possono essere favolosi, meravigliosi, come questa tastiera qua. Quindi, chi aspetterà, spero. Un'amica 3000, che io non ho, che ha Maurizio, che devo far vedere, che ce l'ho di là. Bello, bello il suo, eh. Lo so, Fabrizio Martinelli ha ragione. È il tempo dei biscotti comunque, grazie Mario Grande presenterò, grazie presenterò va bene, che dirvi, io vi ringrazio tutti quanti per essere stati con me vi auguro una buona cena un buon proseguimento della serata non lo dico mai eh, di solito, però lo dico buon proseguimento della serata, buonanotte a tutti e mando la sigla non aggiornata con gli abbonati del canale, quindi vi ringrazio si sì, è simile è simile a quelle degli IBM. Vi ringrazio tutti di essere intervenuti, di essere stati con me e ci vediamo per un prossimo lavoretto. Chi lo sa? Magari la cosa mi piace e comincio a farla per davvero. Quindi, ragazzi, buona serata. Ciao.